Kinga Bio, innanzitutto io volevo sottolineare l'abbraccio che c'è stato tra Antonio e Kinga in sul podio, e quindi sembrano passati gli screzi di Cina. Kinga vince il gran premio sul cittadino, è forte, la strategia è forte, sul bagnato è forte. Kinga, quando sei arrivato a Baku sapevi di poterla vincere? Innanzitutto buonasera a tutti. Saper di poterla vincere sì, ma in realtà come tante altre gare, essendo la prima vittoria in Master of Champions, è bello perché ho buttato tantissime chance fino ad ora di poter vincere. Questa volta è andata tutto bene, quindi è stata una bella gara. Non c'è molto da raccontare, insomma. Eh sì, in effetti ti chiamo scusa se ti abbiamo inquadrato poco, ma c'era un po' da fare dietro. Sì, infatti è stata una gara, beh, le qualifiche penso un po' per tutti col bagnato è stato particolare. Nel mio caso specifico non ero mai sceso con il bagnato, anche se con le intermedie. Scusa un attimo, Kinga. Matteo, riusciamo a recuperare Antonio? Sì. O Andrea? Sei riuscito a invitarlo? Io ok, continua Kinga. No, dicevo, alla fine quando uno guida con le intermedie, chi va forte, chi riesce a guidare come se fosse asciutto, non è proprio come una guida da bagnato. Io nella guida da bagnato fruguetto difficoltà, con le intermedie me la cavo. E gara tranquilla, strategia, ho optato per la rossa anziché la gialla per il semplice fatto che abbiamo fatto la Q2 col bagnato, se no sarei partito assolutamente con la gialla anch'io. Però visto che c'era la chance di partire con gomma nuova, ho detto va, proprio partiamo con la rossa e andiamo via. E ha funzionato, è andata bene. E momenti critici della gara sono stati quando sono uscito a box dietro Heisenberg, sicuramente sono uscito a sorpassare subito, lui è stato tranquillo, non si è difeso in modo eccessivo, quindi è stato un momento chiave sicuramente. E poi tanti detriti in pista, c'è stato durante tutta la gara un sacco di detriti con il rischio di forare, e addirittura un passaggio al castello che ha rotto una fietta. Mi sono quasi fermato, ho perso 2-3 secondi perché c'erano dei triti ovunque. L'ho visto già prima di arrivare in bandiera gialla, ho detto qua l'unica cosa che mi può far buttare una gara del genere è questa. È andata bene, sono contento, prima vittoria in Master. Faccio i complimenti comunque ad Andrea, ad Antonio, che Antonio visto ha avuto qualche problema, ma comunque sono sempre lì, ci sono sempre e sono forti. Ad Andrea, anche scusate, a Svenz che ha preso anche il giro veloce, è andato forte, avrà avuto problemi. A F che gioca elite come me, ha fatto il punticino, il mio compagno di squadra finalmente in Q3, ragazzi, quindi è stata una bella gara, dai. Quindi prima vittoria, me ne ho persa anche questa, Kinga, meno male che mi hai ricordato. Sì, l'anno scorso nessuna vittoria. Mentre Matte, fai tu la tua domanda a Kinga. Beh, complimenti comunque per il tempo in Q3 comunque sul bagnato. E poi questa strana strategia della rossa bianca. Come sì, mai? Come detto, semplicemente perché siamo partiti con gomma nuova e allora ne valeva la pena, a mio avviso. Se avessimo disputato un H2 con l'asciutto non sarei mai partito con gomma rossa, avrei fatto sicuramente l'H2 con la gialla. Però, data questa chance, ho voluto provare. E comunque in qualifica ho alzato l'alettone di Murato, anteriore. Bene, bene. Passiamo ad Andrea Roger. Andrea! Battaglia in famiglia. Sì, ha avuto un problema alla power unit Antonio Analesia. Ricordiamo che quando abbandonano è come se avessero un problema alla power unit in realtà, e quindi perdono circa 3 secondi a giro. Andrea, quando hai visto quel problema, diciamo, tra virgolette, hai goduto per guadagnare la posizione, o sapevi che se Antonio tornasse presto, cioè se Antonio sarebbe tornato presto ti avrebbe messo pressione? Innanzitutto buonasera a tutti. Riguardo questo fatto qua della gara, beh, non è che si possa sperare che uno cacci per passarlo, preferisco sempre passarlo in pista, ci mancherebbe altro. Che devo pensare, Christian? L'aveva dimostrato anche qualche giro prima. Innanzitutto aveva più passo con una mescola in meno e con l'ala rotta, perché lui il primo stint l'ha fatto con l'ala rotta, non penso
avrei anticipato il suo pit stop proprio per questo motivo. Mi andava comunque più forte di me, io avevo la soft dietro, mi andava un po' bene, perché comunque avevo visto la scelta di Kink che era partito con la soft come me e non aveva preso quei 3-4 secondi, quindi rimaneva lì e a me stava bene stare sotto DRS. Poi l'ho un po' perso Antonio dal DRS, quindi sono andato un po' anch'io a faticare. Poi l'evento cruciale della mia gara è stato il giro, diciamo, warm up con la hard, perché sono arrivato al castello, non ho mai sbagliato in questa settimana di prove al castello. Come ho sbagliato in qualifica, ho leggermente toccato, quindi ho fatto tutta la seconda parte di gara con l'arancione, con la bandiera da destra, e giravo così, ma comunque King era irraggiungibile, forse oggi. La gara dove l'ho visto più in palla, non so se Antonio gli serve più per stare dietro, gli faccio complimenti perché un garone, guardavo il tempo sopra, vedevo che aumentava sempre di più il distacco. Io poi avevo 10 secondi accumulati dalla gara scorsa, con una penalità, quindi a un certo punto la gara si è stallata, io guardavo solamente dietro che avevo Michele Idem, se non sbaglio, sembra 13 secondi, poi ho iniziato a recuperare, ho visto che è stato superato da Antonio. Nell'ultimo giro ho rischiato, perché poi alla fine ho tenuto 11 secondi, se non sbaglio. Sono risultato nel secondo posto, ma sono contento. Domanda di Matteo per Andrea? Matteo? Abbiamo perso Matteo. Problemi qui. Problemi tecnici per Matteo. Problemi tecnici? Ma è difficile questa connessione tra Baku e gli studi di Ventimiglia. E passiamo alla Ferrari allora del fratello, eccola qua. Antonio, la mia domanda, cioè ormai che ci conosciamo insieme, se ci conosciamo bene, ci confrontiamo, parliamo sui social e tutto, la mia domanda è: l'anno scorso il tuo problema era quando non eri davanti, se ti ricordi bene, tipo Francia, quando partivi dietro o ti ritrovi nel traffico succedevano queste cose. Oggi non eri davanti ed è successa la stessa cosa. È ancora una casualità? È modo di migliorare questa cosa? O diciamo che è un tuo grosso difetto che ancora non hai trovato la soluzione? Allora, no, è proprio questa pista. Vabbè, il gioco lasciamo perdere, quest'anno con me questo gioco non ci va molto d'accordo. Comunque è questa pista proprio che non mi ci trovo. Anzi, in gara avevo un passo, ero fortissimo. Peccato che ho rotto l'ala, ma giustamente ho fatto tanti errori. Due volte ho rotto l'ala, poi sono crashato. Di tutto e di più. Niente, il risultato anzi era al di sopra delle aspettative. Il podio anche troppo, forse gli ultimi due giri mi ho preso il podio, quindi non è che ci sia molto da aggiungere. Quello che sono contento è che comunque avevo un passo velocissimo, senza errori sarei stato molto più su, però comunque sono fiducioso adesso. Tolta questa gara, lo sapevo che era così, sarebbe stata così. Adesso arriveranno piste dove sicuramente andrò molto meglio di questa gara. Grazie Antonio, passiamo ad F, il decimo. F, la mia domanda per te è vediamo un miglioramento. C'è un miglioramento da Cina a Baku, sicuramente l'hai visto anche tu. È un miglioramento finale, definitivo, o un miglioramento, diciamo, di che livello su una scala da 1 a 10? Innanzitutto buonasera a tutti, complimenti a Kinga che ha portato questa nuova vittoria per la sua carriera e per l'Alfa Romeo quest'anno. Complimenti anche ad Antonio Andrea. No, niente, miglioramenti sì, perché se pensiamo che da inizio campionato non ho concluso tutte le gare, a parte Cina che ho fatto un ritiro volontario per errore del settaggio, del setup, e non riuscivo a stare in pista, diciamo che sono abbastanza contento, ho portato punticini in Australia e a Baku.
in gara commetto pochi errori, non riesco ancora ad essere competitivo in qualifica, però sì, vedo questi miglioramenti, anche se finora non sono stati proprio il top, diciamo, però li vedo e spero che miglioro sempre di più, devo andare a raggiungere i livelli dell'anno scorso. Grazie F, Matteo l'abbiamo perso, chiediamo scusa per i collegamenti. Prima di chiudere volevo dire delle cose. Innanzitutto mi riferisco al duello del campionato, tra una risposta secca da parte di tutti e due, non voglio infierire, ma Antonio e Kinka, avete avuto modo di chiarire il discorso Cina, tutto chiarito, passate gli screzzi? Prima Kinka, vai tu. Ma semplicemente quando accadono una cosa del genere ognuno ha la propria visione, le proprie idee, poi si lascia fare il lavoro ai ragazzi della direzione di gara, che ringrazio sempre, perché che siano pro ciò che una persona richiede o contro, alla fine ci mettono il tempo, ci mettono la voglia, si impegnano, quindi alla fine lasciamo tutto in mano a loro. Io e Antonio non abbiamo mai avuto i confronti diretti, però voglio dire, ci sono loro, quindi non credo sia necessario. Personalmente una questione che non mi fa né caldo né freddo direttamente nei confronti di Antonio, ecco tutto qua. Antonio? Sì, io non ho niente con Kinka, ci mancherebbe, è molto forte anche lui e sicuramente penso che da qui a fine campionato ci saranno altre cose del genere, cioè come quello che è successo in Cina, sicuramente succederanno di queste cose ancora. Però io non ho niente, ecco, non c'è niente da prima di questo fatto a dopo, no, per me non c'è nulla, quindi è tutto uguale, cambia nulla. Anzi, sarebbe ancora più bello se entrasse qualcun altro in lotta, no? Sì, infatti Cristian ha detto la lotta per il mondiale non è solo per il giro. Beh, il mondiale è presto, comunque è presto. Io sì, ho parlato nel senso del momento, della situazione. Bene. Sì, ma Andrea, Benz, dai raga. Ok, prima di salutarci con tutti ricordiamo di votare qua sotto, anche voi se volete, con i commenti il miglior pilota di giornata. I candidati, ricordiamoli, sono Kinka Bio, Luca Priesterbig e F. Poi vogliamo ricordare il prossimo appuntamento con F2 sempre a Baku. E poi tra due settimane in Spagna, in Catalogna, Atene e Barcellona, primo Gran Premio europeo. E un saluto da parte di Matteo, sicuramente ve lo vorrà fare, lo faccio io per lui. Io invece saluto Kinka Bio, lo stratega che ha vinto. Ciao Kinka. Buonasera a tutti. Saluto Andrea Roger, che ancora non ho trovato un soprannome, ma giuro che per la Spagna sarò pronto. Un saluto anche a te, Andrea. Ciao, va bene, ciao a tutti. Un saluto alla leggenda, come si fa a chiamare, quindi Antonio Lasia. Ciao, grazie, complimenti. E un saluto allo scunnizio di Scampia, che oggi, ridendo, dolcetto scherzetto, ha fatto lo scherzetto ai suoi diretti avversari. Senza allenarsi. Okay. Senza allenarmi, da premettere che non dovevo correre questa sera. Ho avuto la notizia all'ultimo. Ricordiamo ancora, prima di chiudere, che materiale di direzione gara da notare è il contatto di Ars Benz e Solo Godzilla al giro 24. E niente, buona serata a tutti, ci sentiamo con la Master of Champions giovedì sera. Arrivederci. Buonasera. Buona serata.